Pisa Airport represents for Ryanair one of the best airports in Europe. L'aeroporto di Pisa è per Ryanair uno dei migliori in Europa, lo dice il numero due della compagnia low cost irlandese, giunto oggi al Galilei per festeggiare il quinto anniversario della base di Pisa. Uno dei primi scali europei a scommettere era il 1998 sui voli a basso costo, aprendo un primo collegamento con Londra. Ed oggi l'accordo viene rinnovato fino al 2016 e per l'occasione è stata annunciata una nuova destinazione. Dalla prossima estate il Galilei avrà un collegamento con la città finlandese di Tampere. La Ryanair nel 2009 ha portato 2.400.000 passeggeri a Pisa. Questo rinnovo cosa comporta? Vuol dire aver certezza di lavoro con il nostro principale cliente, certezza di sviluppo, perché la Ryanair continuerà a crescere e a sviluppare nuove rotte, anche se ovviamente con un ritmo di una base che è già stabilita, avere certezze dei costi che noi dobbiamo assicurare a Ryanair, ma anche certezze dei ricavi che Ryanair ci porterà. Ed anche, aggiunge, dare continuità ai progetti di sviluppo dell'aeroporto e del territorio. Il traffico aereo, secondo il recente studio della Scuola Sant'Anna, genera circa 1.200 posti di lavoro per ogni milione di passeggeri. Ma sullo sfondo resta il rapporto non facile con Firenze, i cui manager sono bravi la metà di quelli pisani, scherza il numero due di Ryanair. Come leggere le parole del governatore Rossi sulla seconda pista di Peretola? Non cambia nulla, dice il sindaco, perché anche la regione è impegnata nel piano di valorizzazione turistica e infrastrutturale per Pisa. E l'integrazione tra Galilei e Peretola va fatta, aggiungono il primo cittadino e l'amministratore delegato di SAT, partendo però da una gerarchia di fatto, quella che vede Pisa primo scalo della regione. È chiaro che Pisa è l'aeroporto toscano e stiamo migliorando anche i collegamenti per questo, ma Pisa è riferimento anche per altri aeroporti nazionali, cioè noi possiamo essere punto di riferimento con i nostri manager per una strategia sovraregionale e questo è un grandissimo valore che va insieme al problema dei rapporti con Firenze e alla necessità di delineare una strategia di integrazione per non farsi concorrenza neppure in futuro, ma intanto la differenza è evidentissima ed è fatta di cose concrete.